Buongiorno a tutti, anche stamattina ci incontriamo per continuare i nostri incontri. Come al solito chiamo Mosè. Mosè? Sono qua, senti? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Stamattina, bene, grazie, tu anche? Bene, grazie. Bene. Stamattina abbiamo una graditissima sorpresa, abbiamo con noi Carlo Mari, ma vorrei che sia tu a presentarcelo e dare a tutti il buonvenuto. Intanto ciao Carlo e benvenuto da noi. Ciao Franco, ciao Mosè, ciao a tutti. Beh, ascolta, guarda, Carlo Mari per me è stata innanzitutto un incontro che è una grande soddisfazione, un incontro estremamente soddisfacente, perché ho incontrato un fotografo poliedrico, un fotografo che affronta la fotografia in maniera totale, anche se molti provano a imprigionarlo in alcuni ambiti, lui è un fotografo a tutto tondo, che si sta riscoprendo piano piano, per cui veramente uno dei grandi della fotografia, tant'è vero che noi di Image Mag gli abbiamo dedicato una copertina straordinaria. Lui è un uomo pieno di sorprese e adesso lo conosceremo. Dimmi. Allora Carlo. Allora, ciao Mosè. Cosa stai facendo di chiuso? Pieno di sorprese, ma adesso è chiuso in gabbia e quindi le sorprese è difficile tirarle fuori dal cappello. Lo so. Ascolta, guarda, so che è limitativo il discorso. Io ho conosciuto tue splendide immagini che riguardano l'Africa, che tra l'altro hai fatto un libro recentemente, no? È uscito l'anno scorso sul mercato del pesce, dico male. Poi tu... L'ultimo dei miei libri sull'Africa. Esatto. Poi tu ti sei dedicato alla fotografia subacquea. Anche qui c'è un bellissimo libro in edizione limitata che hai prodotto recentemente, no? Sì. Ecco. E poi le donne che fanno parte un po' della tua vita fotografica. Se potessi uscire, se oggi il governo dicesse si può andare fuori, dove andresti per primo? Andrei al mare in Africa con tante donne a seguito. Ecco, quindi proprio tutto, vorresti fare una digestione di questo, giusto? Sono gli ingredienti principali della mia dieta fotografica. La tua dieta fotografica, perfetto. Ascolta, noi stiamo parlando a tanti amici che frequentano questa accademia, no? Che ci incontriamo spesso anche al di là di convenevoli, al di là di appuntamenti fissi. Se dovessi dare un consiglio per ognuno di questi ambiti che abbiamo detto, mare, Africa, donne, che consiglio daresti a un fotografo? Tu che sei un grande nel settore. Adesso io consigliare su una di queste gabbie che sono mie personali, però la fotografia non si limita soltanto all'Africa, al mare, alle donne. Diciamo che ma anche la mia fotografia non è limitata a questi tre argomenti. Diciamo che io sono un fotografo commerciale, pubblicitario e sono chiamato su commissione a fare anche altri tipi di fotografie. Diciamo che il mio mondo più amatoriale è legato alla libertà, al mare, ai grandi spazi africani e alla donna, perché non perché sono un donnaiolo, ma diciamo che mi è sempre piaciuto, da quando ero ragazzino mi è sempre piaciuto il corpo femminile e mi ha sempre stimolato anche fotograficamente, quindi ho sempre cercato di integrare il mio divertimento fotografico con questi tre elementi. La fotografia subacquea non è ultima arrivata, è prima arrivata, nel senso che io sono nato come fotografo subacqueo. Tu Mosè lo sai, io i primi 12-15 anni della mia carriera professionale è stata legata al mare, legata alla fotografia subacquea per tutte le riviste internazionali, che sono state poi un lavoro che è stato poi abbandonato per questioni di mercato. Fortunatamente la mia esperienza fotografica con la scuola di fotografia da ragazzo e con la mia curiosità mi ha portato facilmente adattarmi e sviluppare ricerche in altri settori che mi hanno permesso di vivere professionalmente da fotografo. Ascolta, ti chiedo una cosa, guarda, visto che stanno scorrendo le tue immagini di donne, no? Ah. Che tu con la donna hai un approccio molto, molto schietto, molto vicino, spesso arrivi ai dettagli, no? quasi uno scatto casalingo, se vuoi, nel senso uno scatto un po'
indoor tra le mura, è vero questo? Cioè, c'è da distinguere la mia fotografia di donna commerciale, cioè la fotografia di moda, la fotografia di costumi da bagno, di intimo, con la fotografia di ricerca su una donna, che è l'approccio con una donna fotograficamente, quindi scattata anche tra le mura di casa o in giardino o in un weekend al mare. Quindi il rapporto che c'è fra me e una modella, modella o non modella, più che altro sono donne le mie, non sono modelle. Sono amiche. Amiche o non amiche, però una donna interessante per me. Una delle mie donne più fotografate è stata una modella, ma più che una modella, una bellissima donna che in una fiera è passata davanti al mio stand e ho detto alla mia compagna di bloccarla perché volevo fotografarla. Da questa donna sono nati tantissimi lavori perché abbiamo trovato un feeling sia estetico che di umano. Per me è molto importante avere un rapporto umano col soggetto che fotografo. Ascolta, Carlo, posso farti anche una domanda? Siccome tutti noi abbiamo apprezzato tantissimo l'immagine della copertina di Image, non so se te la ricordi. Certo. La fotografia è nata, come è uscita? Perché mi sembra molto bella, molto essenziale, ma molto bella. Sì, è praticamente uno still life indossato, un po' legato all'Africa, perché questa modella, che poi è la stilista dei gioielli africana, che l'ho conosciuta in un mio viaggio in Africa, in un lavoro che avevo fatto in una missione vicino a Nairobi, in un lavoro che avevo fatto a scopo benefico. Avevo conosciuto questa stilista che era in questa missione a insegnare le ragazzine a creare dei gioielli usando le perline africane. Questa stilista era arrivata in Italia, penso 4-5 anni fa, perché i suoi gioielli erano stati usati nelle sfilate di Fashion Week, addirittura anche da Armani, sono stati usati per sfilare durante Fashion Week. Quindi il mio contatto che avevo avuto in Africa con questa stilista l'ho riagganciato in Italia e dopo il Fashion Week è venuta da me in studio per fare un catalogo dei suoi gioielli. E oltre alle fotografie di still life puro dei gioielli, mi sono lanciato fotografando lei come modella con i suoi gioielli indossati. Ne è uscita una serie di immagini molto belle che sono poi state utilizzate anche da lei per fare campagna in Africa, ma sono uscite delle immagini molto belle mie personali, diciamo, non commissionate, e tra cui questa qui della copertina. Assolutamente, mi sembra poi che la luce sia stata dosata veramente in maniera eccezionale, complimenti davvero. Grazie, il mio fotografare è disegnare con la luce, no? La fotografia per me non è la macchina fotografica, ma è lo sfruttare la luce esistente o ricrearla. La mia scuola di fotografia da ragazzo è stata una scuola di fotografia di luce cinematografica, quindi per me è importantissimo a giocare con la luce più che con la macchina fotografica. Grazie. Ascolta, e allora arriviamo alle foto di donne, no? Quelle non commerciali, quelle di ricerca. Qui andiamo a curiosità, c'è poco da fare, siamo amatori in un certo senso. Sì. Qual è l'ottica che usi preferenzialmente e se è vero che preferisci il bianco e nero? No, che preferisco il bianco e nero non è vero, anche se tanti mi chiamano bianconerista, ma non è vero, io ho fatto un sacco di lavori a colori, fotografo molto a colori, su alcune cose, su alcuni soggetti li scatto direttamente in bianco e nero perché li vedo in bianco e nero, quindi ho una visione molto aperta sia sul bianco e nero che sul colore. Chiaramente ho fatto dei lavori, molti lavori in bianco e nero, per mia scelta, e che hanno avuto un discreto successo, quindi il pubblico mi ha etichettato come un fotografo del bianco e nero. Però non è vero che io preferisco una cosa o l'altra, anzi. Mi dicevi, scusa, ho perso la focale, qual è l'obiettivo? La focale, il mio obiettivo in mano sempre è il 50 mm, l'obiettivo normale.
poi spazio sul 35 mm, cioè un leggero grandangolare, e poi l'obiettivo da ritratto che è l'85 mm. Negli ultimi anni mi sono spinto sul 105 per scelta di sfocati, poi uso molto nel ritratto, soprattutto uso molto le ottiche decentrabili, ma più non per tanto per il decentraggio ma per il basculaggio. Ho fatto dei lavori di ritrattistica usando molto basculaggio per avere una scelta del fuoco sul soggetto, è un po' la mia caratteristica negli ultimi anni. Ho capito, quindi viene anche, e questa è una cultura che ti porti dal banco ottico, immagino. Beh, io ho lavorato fino a 10 anni fa anche col banco ottico, e quindi il mio ritratto fatto col banco ottico adesso l'ho riportato in digitale, non più usando il banco ottico ma usando ottiche basculanti. Ascolta, adesso è una domanda antica, ormai vetusta, però è importante, cioè per te che parti dal banco ottico e dalla pellicola, anche sott'acqua, il digitale ti ha dato effervescenza, ti ha dato entusiasmo, ti ha dato forza, flessibilità, ti ha rinnovato in qualche modo? Sì, allora il passaggio al digitale per me è stato tardivo, ma perché non volevo convincermi, come tanti pellicolari, io fotografo da 45 anni, ho sempre, non so quanti milioni di rotoli di pellicola ho usato in vita mia di tutti i formati, e quindi poi il passo al digitale per me è stato obbligato dai clienti che mi chiedevano la visualizzazione immediata del lavoro, quindi ho dovuto convincermi. Quindi un ostacolo abbastanza difficile all'inizio, ma poi mi ha elettrizzato questa cosa, queste possibilità che dal digitale. In questo momento sono pro digitale in tutti i sensi, anche per il bianco e nero, e tanto che sto da 4 anni digitalizzando tutto il mio archivio a pellicola. Io ho un archivio pellicola scelta di circa 280.000 scatti. Ah, però di tutti i formati, la maggior parte sono medio formato. Medio formato addirittura? Addirittura sì, la maggior parte sono dei 6x4,5 e dei 6x7, oltre le lastre 9x12. Però di questi 280.000 ci ho messo quasi un anno a rivedere tutto il mio archivio pellicola e scegliere i fotogrammi da digitalizzare, e ne stiamo digitalizzando circa 22.000. Da quasi quattro anni ho uno scanner a tamburo che gira giorno e notte, tu l'hai visto Mosè, certo. Anzi lo vedete anche voi là dietro. È lì alle spalle, sì, alle tue spalle. Il giallo di fianco c'è con lo scanner a tamburo che funziona interrottamente da quasi 4 anni, ne ho già scansionate circa 13.000, quindi mancano ancora 2 anni di scansioni per aver digitalizzato lo zoccolo importante del mio archivio pellicola, perché sono sicuro, mi sto accorgendo proprio in questi giorni, che il mio archivio pellicola digitalizzato ha un potenziale che può andare avanti ancora per 100 anni, cosa che prima invece era rimasto in un garage in scatolato. Perfetto. Una domanda, Carlo. Sì, prego, prima poi la faccio un'altra io. Sì, scusa, sì. In mezzo a tutte queste immagini, ce n'è una che sei particolarmente legato, un lavoro al quale sei particolarmente legato? Ti riferisci a questo archivio pellicola? Sì, esatto. Lì dentro un'immagine, un servizio a cui sei particolarmente legato e cui ti senti particolarmente rappresentato. Della pellicola c'è un sacco di lavori, sono affezionato e ricordo tutti i lavori che ho fatto in vita mia. Chiaramente la parte più legata storica è quella legata al mare, perché io ho lavorato in mare, diciamo il mio elemento naturale è più il mare che l'aria. Quindi tutti i lavori che ho fatto, le mie esperienze che ho avuto in mare sono state fortissime, hanno segnato la mia vita sia professionale ma anche a livello umano e a livello di esperienza di vita. Quindi sicuramente tutta la parte legata al mare è molto importante per me. In questo mese di reclusione sto riguardando tutta la digitalizzazione che ho fatto di fotografie di mare, non solo subacqueo ma anche di mare in esterno, e ho un materiale incredibile, cosa che prima non mi rendevo conto, prima di averlo visualizzato, perché quando facevo un servizio per una rivista magari scattavo
quelle 100 immagini di quel servizio su un ambiente, su un'isola, su un tema, e ne venivano utilizzate per le riviste 10 fotogrammi, gli altri magari 500, perché si parlava di poche centinaia, non di migliaia come adesso. Quelle altre centinaia di fotogrammi scattati per quel lavoro venivano archiviati nei plasticoni, messi in archivio, messi in uno scatolone in garage e mai più rivisti. Ora che sono digitalizzati mi sono accorto di avere del materiale incredibile che non è mai stato visto e utilizzato, e quindi quando vado a visualizzare questo materiale ritornano alla mia mente, è come se io riniziassi un viaggio da zero, ritornando in posti che mi hanno dato sensazioni, mi hanno dato emozioni, e li rivivo questi viaggi nel riguardare queste immagini. Quindi non c'è un servizio particolare. Sì, magari c'è stato il periodo che ho fatto fotografie di archeologia subacquea. Io ho lavorato per 3-4 anni per le sovrintendenze, per le associazioni archeologiche che lavoravano in Mediterraneo, e anche per la Marina Militare Francese ho lavorato. Mi sono dedicato per 3-4 anni a questa esperienza archeologica come fotografo. Quindi facevo servizi per le riviste, ma facevo anche fotografie, rilevamenti fotogrammetrici su questi relitti. Questa qui è stata un'esperienza incredibile per me, il toccare con mano cose che sono state toccate migliaia di anni prima da altre persone. È un'esperienza unica che auguro a chiunque di poter provare. Quindi per me sono molto legato a quel periodo della mia vita. Poi, andando avanti, chiaramente l'Africa è stato un ripercorrere. È stata una febbre, no? un amore. L'amore, perché legato dall'Africa da quando ero bambino, che viaggiavo con mio padre in Africa, perché lui lavorava, faceva un lavoro completamente diverso dal mio, lavorava in Africa perché vendeva macchine per lavorare il legno. E io fin da bambino viaggiavo con lui ogni tanto in Africa, quindi le mie prime fotografie con le sue macchine fotografiche le ho scattate in Africa, quindi per me il passare dal mare all'Africa come fotografo è stata una cosa abbastanza automatica, ma aiutata da un editore inglese. Io ho lavorato per tanto tempo con un editore di Londra che mi ha appoggiato per i miei lavori in Africa, quindi è stato il mio sono nati da quella collaborazione, poi sono nati 7-8 libri internazionali legati all'ambiente africano. Ti chiedo una cosa adesso, guarda, è importante. Tu in questo momento, dopo le scansioni, stai affrontando anche il mercato della fotografia d'autore, no? Un mercato che in Italia sta aumentando piano piano, lentamente, ma comunque ha un certo interesse. Secondo te, una domanda importante, qual è che un fotografo, cioè uno che sappia scattare, può definirsi un autore? Quando è che il fotografo diventa autore? Ma secondo me un fotografo è sempre autore delle proprie opere, fin dagli inizi. Io sono gelosissimo delle mie primi scatti, che li ritenevo già scatti d'autore ai tempi, cioè d'autore Carlo Mari, no? Adesso l'autore si concretizza e si stabilizza, diciamo, con l'esperienza degli anni di lavoro, quindi uno viene più riconosciuto perché ha più esperienza, ma la foto d'autore mia è una foto scattata 40 anni fa come una foto scattata adesso. Non mi ritengo un autore perché sono più bravo di tanti altri, mi ritengo un autore perché ho una storia alle spalle, io ho una storia di 40 anni di fotografia legata all'editoria, legata alla pubblicità, legata a tanti settori, quindi autore per quello, secondo me, non perché uno è più predisposto a poter vendere delle foto d'arte. La foto d'arte è, secondo me, la foto d'arte se ti piace, no? Certo. Può essere la foto più bella del mondo, ma se te non piace non la comprerai mai, quindi l'assaggiare questo mercato è un po' di anni che lo sto assaggiando, ho un sacco di collezioni nel mondo che hanno mie fotografie. Scegliere che cosa tirar fuori adesso dall'archivio per proporlo come fotografia d'arte è più facile per te, Mosè, venire in archivio da me e tirarle fuori che io. Certo. Io sono innamorato di tutti i miei scatti, quelli che per me sono degli scatti bellissimi, scatti che sento, per me sono fotografie d'arte. E tu sai che ci vengo volentieri nel tuo studio a tirar fuori qualche bella foto. Ci vengo ben volentieri. Ascolta, io chiedo anche a Franco, avrei una domanda un po' conclusiva, se vuoi, Franco, posso farlo o hai qualche altra cosa? No, vai tranquillo, vai, procedi, vai. Una domanda conclusiva di questo incontro così veloce, perché tra l'altro è estremamente piacevole, Carlo, ti ringrazio sin d'ora.
Se tu potessi fare un augurio fotografico a tutti noi di conclusione di questa, di questo episodio che ci sta capitando, insomma, che ci chiude in casa, un augurio fotografico, cosa ci diresti a tutti quanti, ai nostri fotoamatori, ai nostri studenti dell'Accademia, cosa diresti? E allora, ai fotoamatori, di rimanere fotoamatori e di godersela sia in casa che quando usciranno, e rimanere fotoamatori nel vero senso della parola, nel senso che fotoamatore è uno che fotografa ma ha un altro lavoro per mantenersi ed è appassionato di fotografia, ma gli amatori hanno una marcia in più di tanti professionisti. Gli amatori fotografano solo per amore, non per commissione, quindi di rimanere amatori, perché è una strada bellissima della fotografia essere amatori. Io vorrei essere solo amatore, ma purtroppo mi devo mantenere con questo lavoro. Fortunatamente mi piace fare questo lavoro, mi ritengo un amatore, quindi agli amatori il consiglio è di rimanere amatori anche adesso in casa, anche riguardandosi, anche senza andare a scattare per forza degli still life inventati in casa in questo momento. Guardatevi le vostre fotografie e incominciate a imparare a farvi autocritica e a buttare via tutto quello che non serve. Buttare via mica tanto, perché non bisognerebbe mai buttare via niente, però sapere incominciare a essere un po' più autocritici e tirare fuori gli scatti migliori, e magari studiare bene le possibilità che ci dà il digitale e la post-produzione. La post-produzione vuol dire ottimizzare i file, non vuol dire stravolgerli, quello che gli amatori dovrebbero imparare meglio. Mentre a quelli, gli studenti che vogliono diventare professionisti, dico studiate bene e pensate che quando usciamo da qui c'è da cambiare il mondo fotografico, perché il mondo fotografico professionale, finita questa storia, cambierà completamente. C'era già un problema grave prima della pandemia, perché la fotografia professionale prima della pandemia era già in serie difficoltà. Molti professionisti non sanno dove aggrapparsi e dove buttarsi. Non c'era più inventiva assolutamente, secondo me, nel mondo professionale. Oggi noi professionisti, quando usciamo da questa pandemia, o ci reinventiamo e troviamo delle strade nuove e dei soggetti, dei modi di affrontare i soggetti in maniera nuova, o se no siamo tutti a casa, finiti. I ragazzi potrebbero avere una marcia in più di noi professionisti vecchi, diciamo. Tu non sei vecchio, dai Carlo. No, vecchi nel mondo fotografico, vecchi nel mondo fotografico. Giovani devono pensare di non copiarci, ma di rientrare in un mercato dopo la pandemia, in un mercato con delle idee nuove, dei modi nuovi di approcciare i soggetti da fotografare, i clienti da prendere e i messaggi da lanciare. Sarà completamente diverso, secondo me. Se no, io mi sto scervellando giorno e notte, ma anche viaggiando nel mio archivio, per capire che cosa dovrò fare, cosa potrò fare appena finisce questa storia. Pandemia come opportunità. Dai, rivestiamoci, cambiamo, sì, vestiti. Esatto, va visto il bicchiere pieno e non quello vuoto, e bisogna ripartire con un sistema completamente diverso in tutti i sensi. Chiaro che avremo bisogno di una mano anche noi fotografi da chi ci governa e da chi, non so se ci aiuteranno, noi siamo gli ultimi del carro, ma bisogna assolutamente, soprattutto a livello creativo, di uscire con un sistema nuovo di vedere, questo che è un mio messaggio personale, non sto dettando una regola, però io la vedo così. Io avevo in ballo un sacco di cose, tu Mosè lo sai, mostre, progetti da chiudere che ho sviluppato negli ultimi anni, li sto rivoluzionando, perché quando finirà qua, rivoluzionerò anche questi eventi che avevo già in programma, che sono stati annullati, verranno rivoluzionati, perché non ha più senso presentare le cose che stavo presentando prima. Dopo questa pandemia dovrò cambiare assolutamente il messaggio, se vogliamo andare avanti poi. D'accordo. Franco, okay. Io sono qua, sono a posto. Guarda. Guarda Carlo, ti ringraziamo davvero tanto, è stata una conversazione veramente piacevole. Grazie. Contiamo di poterti avere presso la nostra Accademia, sicuramente tutti i nostri amici saranno contenti di poter farti delle domande e di condividere un po' di tempo con te.
ti ringrazio ancora tanto e arrivederci a Treviglio presso la nostra Accademia. Ciao, grazie. Ciao, Mosè. Grazie. Ciao, assolutamente. Grazie mille. Ciao, Mosè, stai bene. E mettete la mascherina, ormai ce la faccio mettere anche quando parliamo in Skype. D'accordo, ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, buona giornata a tutti.